abbastanza sapata che mi chiede, mi amore. E di chi ho fatto, come mi faccio male. Cinema, periferia e soprattutto inclusione, tre temi a fare da filo conduttore del cortometraggio Bella ma non ballo. Realizzato all'interno del laboratorio di cinema organizzato dalle comunità di riabilitazione psichiatrica di Spinazzola, Andri e Trani, gestite dalla cooperativa sociale Questa Città, il cortometraggio è stato proiettato nella Sala Rossa del Castello di Barletta nell'ambito di un'iniziativa organizzata dall'associazione Barletta per Bene. Ma com'è nata l'idea di questo cortometraggio? A spiegarlo è il vicepresidente della cooperativa sociale Questa Città, Nunzio Di Canosa. L'attività è partita, ma è partita ovviamente non con lo scopo di realizzare un cortometraggio, ma di realizzare un laboratorio che coinvolgesse appieno le persone in questa attività, tanto che non gli è stato proposto un copione semplicemente da recitare, ma è stato proprio costruito insieme a loro attraverso un percorso portato avanti dal regista e dagli educatori. È proprio il regista Michele Bia a svelare la storia narrata in Bella ma non ballo, opera premiata come miglior cortometraggio nell'ambito del meeting della cittadinanza piena ed universale. È la storia di un pappone che chiede la casa dei poveracci per costruirci una casa d'appuntamento. Questa ragazza, che è figlia di questa famiglia, era promessa sposa a un altro ragazzo e viene portata via per fare, insomma, la vitaccia. E il padre a tutto questo non ci sta, si ribella con un finale molto molto interessante. La serata è stata organizzata dall'associazione Barletta per Bene con la volontà di far emergere la forza delle nuove terapie esistenti per le persone colpite da disagi mentali. E abbiamo voluto con questo evento portare a conoscenza della cittadinanza che ci sono delle strutture, che ci sono delle cooperative che si occupano di queste problematiche e che sono pronte a fornire aiuti e soprattutto attraverso metodologie culturali. Il dottor Filippo Iovine, psichiatra e dirigente del Centro di Salute Mentale di Andria, evidenzia il forte impatto inclusivo che le nuove terapie riescono ad avere sui pazienti. Ridargli la possibilità anche di avere abilità per lavorare, ma anche abilità che sono quelle come quelle che si possono vedere all'interno del corto che è stato registrato, cioè essere interpreti e attori di un cambiamento che poi addirittura diventa un qualcosa che noi possiamo vedere in una rappresentazione cinematografica, scenografica, come lo vogliamo chiamare. Però è un cambiamento, direi, sostanziale.